mi è stato chiesto di documentare come ho insonorizzato la mia panda, perché ultimamente sul forum Fiat Panda Club di Facebook mi sono lamentato del fatto che spesso non riesco nemmeno a sentire il rumore del motore quando vado in giro, insomma. Quindi non mi rendo conto bene di che marcia ho messo e quindi magari sbaglio a cambiare marcia. Vabbè, insomma, è insonorizzata molto bene, in un certo senso. Per cui, adesso vediamo. Vi faccio vedere che cosa è successo all'interno. Allora, due anni fa, forse tre, non lo so, ho iniziato semplicemente pensando di aggiungere un tappeto di moquette all'interno. Ed è quello che ho fatto. Ho comprato una moquette molto base, molto scadente, schifosa, da un ferramenta al metro, pochi euro al metro. L'ho ritagliata usando questa, che è la sua gomma sottostante, come dima. Ho usato questa come dima per ritagliare questa. Ho fatto in modo anche che salisse un po' sui passaruota. E questo è stato il primo intervento fatto. Anche i tappetini all'interno, sotto i tappetini di gomma, c'è questo mochettone e anche un paio di chiavi perdute e della spazzatura, come vedete, che aiuta a insonorizzare. Però come vedete questo mochettone sta anche, se non mi sbaglio, qui sotto, ma non so se farvelo vedere perché non riesco. Ecco. Ah, ok, ci sono anche delle porcherie. No, qua sotto non c'è, però ho trovato una penna. Qua sotto non c'è, e quindi questa è stata la prima cosa che ho fatto. La seconda cosa che ho fatto è stato pensare al fatto che la lamiera vibra normalmente. Come vedete questa non vibra più, fa un rumore sordo. Perché? Perché io ho aperto questi pannelli, e questi pannelli hanno dei buchi. E qui di solito voi vedreste della lamiera vuota, come qui. E lì l'ho lasciata vuota perché? Perché c'è il rullo della cintura di sicurezza. Io invece ho riempito con della spugna, che vedete qua, con dei blocchi di spugna, li ho ficcati all'interno, tutti all'interno, questi blocchi di spugna. Poi davanti ci ho messo anche questa plastichina di un materassino, di quelli per fare esercizi ginnici, per tenerla ferma, e questo ha aiutato tantissimo a ridurre le vibrazioni della lamiera. Ma veramente, ora se riuscissi a chiuderlo magari sarebbe anche meglio. Quindi questo è il secondo intervento, spugna ficcata all'interno dello scatolato, e questo mi blocca tutte le vibrazioni della lamiera. Come vedete, qui fa un rumore di merda, mentre qua è anche un po' più duro. Insomma, aiuta, devo dire aiuta. Terzo lavoro fatto. Ah, devo fare vedere anche un'altra cosa. Perché quando ho messo questa moquette, mi sono rimasti dei ritagli. I ritagli li ho ficcati all'interno del vano motore, che non è vano insonorizzare il vano motore, ma come vedete io ritagli qua, ritagli lì, ritagli attorno alla batteria, ho anche dei ritagli qua dietro che non si vedono, e ho anche un pugno di ricambi qua di olio, liquido radiatore, brake clean, come cavolo si chiama il coso per pulire i freni, che è un ottimo solvente, e vabbè, insomma. E quindi questa cosa vorrei farla un po' più meglio. Ho intenzione di mettere il fono assorbente qui, vedete come vibra questa lamiera, questa dovrebbe suonare sorda, invece no. Ma andiamo avanti. Il terzo lavoro fatto è che tempo fa, e questo lo potete vedere nel mio precedente video che riguarda le meraviglie del catrame, la magia del catrame, mi sono accorto che il fondo del piano di carico era bucato dalla ruggine. Quindi sono stato dal mio amico carrozziere e gli ho detto: sistemiamo questo fondo, ma mentre lo facciamo ricopriamolo
di bitume, di fogli di bitume, così si insonorizza un po'. E non solo abbiamo fatto questo con i fogli di bitume, come vedete qua, ma abbiamo anche spruzzato l'antirombo, vernice antirombo, sui passaruota, quindi qui e lì, e anche di lato lì, e questo contribuisce a insonorizzare. E devo dire che personalmente questo tipo di finitura mi piace. Ma non solo, siccome c'era avanzato dell'antirombo, la meraviglia è stata questa, passarlo anche all'interno dello sportello. Quindi questa parte qua vibra molto meno. Qui c'è ancora margine di miglioramento, secondo me si può insonorizzare ancora meglio questo sportello, che adesso si chiude veramente bene. E questo è il terzo lavoro fatto. L'antirombo è stato ovviamente passato anche all'interno dei parafanghi, questo sia per proteggere la macchina sia per ridurre il rumore davanti e di dietro. E questo è l'altro lavoro fatto. Ora a me non viene in mente più niente. Ah, ecco, un'altra cosa fatta è stata cambiare le guarnizioni, perché se queste guarnizioni non chiudono bene entra un sacco di rumore. Quindi si cambiano le guarnizioni, specialmente degli sportelli, che sono state cambiate, e la macchina chiude ermeticamente, per cui adesso se io chiudo questo sportello fa un rumore sordo, molto simpatico. Come vedete anche qua antirombo, poi è stato verniciato col colore verde della Panda. E insomma, questa è l'insonorizzazione che ho fatto. Ora un altro lavoro che devo fare è questo, e riguarda questo pannello interno del cofano, che manca, non ce l'ho, quindi io l'ho riempito di spugna recuperata da scatole di vario tipo, però non è bello da vedere. Vedete che c'è spugna ficcata anche dentro questi fori, anche questo aiuta a ridurre il rumore che viene dal cofano, da qua, da dietro. Che dire poi? Niente, devo finire questa parte qua sicuramente per un discorso di rumore. Poi all'interno direi che non c'è più niente da fare. Vorrei smontare gli sportelli qui per inserire dell'antirombo all'interno e quindi rendere ancora più silenziosa la parte degli sportelli. E il problema è che io guido senza il sedile posteriore, perché carico spesso degli oggetti ingombranti, e quindi mi arriva un po' più di rumore dalla parte di dietro, in particolare dai cuscinetti. Ora ho un problemino con i cuscinetti, li ho cambiati, ma mi diventano rumorosi esattamente a 60 all'ora, e questo non ho capito perché. Probabilmente ho preso dei cuscinetti scadenti, sembravano molto buoni ma invece si sono rivelati un po' scadenti, e quindi questa è una cosa che verificherò più avanti. Per il resto, da dove entra adesso il rumore? Principalmente dalle bocchette. Se io le chiudo si riduce sensibilmente il rumore dall'esterno, e per il resto il rumore viene dal fatto che il vento va contro l'auto e si sente il rumore del vento, perché qui comunque non passa nulla, le guarnizioni sono nuove. Se avete le guarnizioni rotte è un lavoro che vi consiglio di fare, cambiatele, perché costa poco, cioè costa veramente poco sta roba. La mettete nuova e ve la scordate e la macchina diventa bella silenziosa. Adesso ovviamente il motore è spento, però magari adesso andiamo a fare un giro e vi faccio sentire un po'. Dimenticavo di dire che una gran parte della riduzione del rumore è dovuta al fatto che il motore è stato in un certo senso rifatto. Perché? Perché ho avuto un problema, e anche questo è oggetto di un video precedente. Avevo uno strano rumore, e lo strano rumore si è rivelato essere una fascia di uno dei cilindri completamente consumata, con un gap veramente evidente,
per cui il motore mangiava un sacco di olio, la macchina batteva in testa, andava male. Quindi nel momento in cui la testata è stata smontata, abbiamo pensato di fare le cose per bene, quindi abbiamo cambiato la pompa dell'olio, abbiamo smerigliato le valvole, cambiate tutte le guarnizioni, valvole, guida valvole, eccetera. Coppa dell'olio smontata, pulita, e cioè condotti olio tutti ripuliti, ma soprattutto la cosa che faceva molto rumore era la catena di distribuzione, perché il motore 900 ha la catena, non solo ha la catena, ma anche un tendicatena, che è una specie di pattino che la tiene alla giusta tensione, ed era effettivamente consumata, c'era un sacco di gioco. Quindi si cambia il kit catena di distribuzione, che è composto da catena e dagli ingranaggi, e l'auto è diventata silenziosa, proprio silenziosa, e questo lo vedete nell'altro video. Cosa dire di altro? Ma non lo so, devo trovare una spugna adesiva riflettente da mettere qua, oppure una gomma, perché questo vibra veramente tanto. Poi vorrei questo nuovo, ma non riesco a trovarlo. Lo potrei fare, dovrei smontarlo, tirarlo fuori, ritagliarmi una roba sempre di questa moquette qua, che tra l'altro è ignifuga perché è per uso industriale, quindi è pure sicura. E a questo punto cosa rimane? Forse il tetto? Ma non credo. Direi che più di così non saprei cosa fare. Devo capire bene la faccenda dei cuscinetti, che tra l'altro necessitano di dei tappi che arriveranno fra un paio di giorni. Perché come vedete il cuscinetto è esposto e non è una cosa bella. Qua ci va un tappo da 52 mm. E purtroppo mi è stato fornito un tappo delle dimensioni sbagliate, da 50, che ci nuota dentro. E ho notato che 52 mm è esattamente la dimensione anche di questo, di questa parte qua. Quindi qua ci potrebbe andare una coppiglia, un tappo di metallo. Tutti dicono che non serve, però di dietro serve, con questi cuscinetti perlomeno. E boh, secondo me è brutto che si veda il bullone così esposto alle intemperie, che poi si arrugginisce, diventa un casino toglierlo. Bene, questo è tutto, grazie, arrivederci. Ah no, grazie, arrivederci un cacchio, adesso andiamo a fare un giro. Ed eccoci qua pronti a fare la prova di rumore, diciamo, di questa Panda insonorizzata. Vediamo un po' che cosa ne pensate. Ed ecco qua, come vedete, non c'è praticamente nessuno. Ed ecco qua. Come sentite, io sto parlando piano e va tutto bene. Andiamo, e io già sto andando e via. E devo dire che insomma siamo abbastanza a posto, qui sono a 40 all'ora, sono sulla strada, va bene, c'è solo questo rumore di cuscinetti da dietro che non so se si riesce a sentire, però che dire, cioè sto parlando normale, non sto urlando, per cui vedete non c'è rumore di ferraglia quando prendo le buche, non c'è sbattimento di lamiera, è soddisfacente. Ora se aumento un po' la velocità adesso, ecco, io non riesco a capire che marcia ho, cioè ho la terza o la quinta, no ho la quinta, ecco, sono in quinta, però non si capisce, cioè non sento il motore, lo sento pochissimo, sento più il cambio e vabbè, insomma, e questo è quanto. Se apro le bocchette dell'aria aumenta leggermente il rumore, ma proprio leggermente. Vabbè, le strade sono quelle che sono, purtroppo qui da noi è un
macello, macello. Mentre si apre il finestrino, entra un altro po' di rumore e vabbè, e questo è quanto. Ok, io sono sicuro che ci sarà sicuramente chi ha fatto meglio di me in quanto ad insonorizzazione, sicuramente portando il sedile posteriore, che mi evita il rientro del suono dalla parte dietro. E queste sono tutte cose che si possono migliorare. Se avete qualche consiglio, scrivetemi pure nei commenti. E che dire? Un altro ottimo test di insonorizzazione è quello del pavé. Il pavé, cioè questa roba fatta con le pietre, fastidiosissima, su cui di solito una panda sbatacchia e comincia a fare rumori metallici di ferraglia, eccetera. E quindi volevo farvi sentire a motore acceso il rumore della panda su questo pavé. Come vedete, nessuno sbatacchiamento, niente ferraglia. Ma c'è un dettaglio che devo mostrarvi. Il dettaglio riguarda le sospensioni posteriori e in particolare questo collegamento con il freno. C'è anche dall'altra parte, ma non si vede. Adesso ve lo spiego con un paio di foto. Ecco, qua si vede questo dettaglio. Praticamente questo è l'aggancio del freno a mano su quello che è il tamburo del freno posteriore. Questo aggancio ha un perno con una specie di clip e di solito dovrebbe esserci una rondella di plastica o qualcosa che comunque lo tiene fermo. La mancanza di questa rondella di plastica, qui si vede l'altro lato, fa sbatacchiare questo perno di metallo e si sente un rumore metallico fastidiosissimo, specialmente quando si guida sul pavé. Io ho preso del nastro autoagglomerante di gomma, l'ho avvolto tutto attorno all'interno, eccetera, e ho bloccato in qualche modo questa vibrazione, che è letteralmente sparita. Adesso, se ci riesco, vi faccio vedere un dettaglio tecnico dagli schemi della panda, in modo che magari si capisce meglio di cosa sto parlando. Ed eccoli qua, da questo sito, che insomma cercatelo, ci sono tutti gli schemi delle panda su questo sito qua, e questo è il freno a mano, praticamente Fiat Panda 4x2 dall'85 al 91, e questo è, diciamo, il leveraggio del freno a mano che si aggancia qui, che tira entrambi i freni, e qua c'è questa roba con la molla, come potete vedere, e questa è la levetta che va sul tamburo. Come vedete, qui c'è un perno numero 5, il perno si infila in questa leva che è questa qua, e qui c'è una rondella e forse una clip, qualcosa per bloccare. Questa rondella viene definita come plain washer, praticamente una rondella piana, però è di plastica che io sappia. Ora, il numero 3 è uno split pin, praticamente deve essere un blocco per questa roba qua, che è il numero 5, che si chiama pin, che è semplicemente un pin che entra e blocca qui dentro. Però questa roba ha molto gioco e sbatacchia e fa rumore metallico, quindi io l'ho avvolta nel lastro gommato autoagglomerante e quel fastidioso rumore è letteralmente sparito. Direi che questo conclude tutto. Grazie, lasciate commenti se avete miglioramenti, sicuramente ci sarà margine di miglioramento per questa insonorizzazione. E vabbè, e che dire? Ciao!